così numerosi questa mattina. Un grazie particolare alle forze dell'ordine che ci permettono di vivere questa giornata di mobilitazione in sicurezza e in tranquillità. Un grazie alle associazioni che nel tempo si sono spese e si stanno spendendo quotidianamente per tutelare il nostro diritto alla salute. Un grazie a tutti i cittadini, un grazie alle autorità civili e religiose, un grazie alle forze politiche che dimostrano veramente di avere a cuore le sorti della città e dimostrano che su questo tema non sono ammesse discussioni. Un grazie ai colleghi sindaci presenti e a quelli che arriveranno. Un grazie al personale medico che nonostante tutto sta continuando con amore e dedizione a dedicarsi a questa struttura, continuando ad offrire dei servizi necessari e indispensabili, avendo già esposto la volontà di lavorare gratuitamente per poter continuare il servizio. Io gradirei che facessimo un applauso a questi operatori che veramente hanno a cuore la città e hanno a cuore la salute dei nostri concittadini. Grazie. La presenza in questi casi è fondamentale perché dà il senso plastico di una città intera, di una popolazione che si ribella all'ennesimo taglio inferto ai danni della nostra sanità e dell'offerta sanitaria che è già assolutamente carente. Dobbiamo opporci, dobbiamo dire basta. Questo ennesimo taglio rientra veramente in quel disegno criminale che mira sostanzialmente da un paio d'anni all'abolizione, all'annientamento totale del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, solo sulla Costituzione purtroppo, ed è ora di ribellarsi. E se in tutti questi anni, permettetemi di dirlo, abbiamo subito passivamente tutte queste riduzioni continue, evidentemente la colpa è anche un po' nostra, politici e cittadini, perché non ci siamo mai ribellati, abbiamo subito tutto passivamente, abbassandoci i pantaloni, lasciando fare ai signori dei piani alti, politici e sanitari, che hanno disposto di palmi come hanno voluto, assecondando solo le logiche politiche o le logiche fredde, dei numeri, della razionalizzazione, fregandosene del diritto alla salute. Non sanno che ogni morto per mala sanità ce l'abbiamo noi sulla coscienza, noi politici e dirigenti sanitari. Quando una persona di queste muore per la mancanza di un presidio sanitario, la responsabilità sulla coscienza non ne vorrò mai e farò di tutto assieme a voi per opporre a questo sistema. La situazione sanitaria ovviamente riguarda Palmi, ma riguarda l'intera regione, una regione che spende, impegna oltre il 70% del bilancio regionale e che offre poi in maniera risibile e drammatica questi servizi sanitari. Vorremmo capire come si spendono questi soldi, anche perché a noi comuni diciamo che non è che ne vediamo tanti di questi soldi. Sulla piana poi il discorso è ancora diverso. A fronte di una domanda di salute di circa 180.000 persone, noi siamo in grado di rispondere ad oggi con gli ospedali di Gioia Tauro e di Polistena, per fortuna che ci sono, nonostante le carenze, nonostante i tagli che anche loro stanno subendo. E guardate che la battaglia sulla sanità è una battaglia che va fatta in comune, con tutti i sindaci. E questo è un messaggio che per fortuna sta passando. Uno dei mali che ha colpito la nostra sanità, la nostra terra, e che si agita a compartimenti stagni. La storia, la politica del campanilismo deve finire e sono sicuro che con queste nuove generazioni politiche finirà assolutamente, perché è una battaglia comune. Sull'area della piana, quindi, se ciascuno di noi dovesse sentirsi male può ricorrere a Gioia, a Polistena, se non addirittura fuori, a Reggio, a Catanzaro. È chiaro che è una situazione che non è sostenibile. E poi c'è la situazione di Palmi. Palmi un ventennio fa circa vantava 200 posti letto su per giù, tutti i reparti o quasi. A Palmi si nasceva, a Palmi si operava, a Palmi si salvavano vite. Negli anni poi, a causa del campanilismo, a causa della mala politica, a causa dell'inerzia di chi ci ha governato a ogni livello, ci siamo ridotti purtroppo con pochissimi servizi. Il servizio di dialisi, il centro di salute mentale,
la radiologia che da pochi giorni è tornata in funzione, anche qui mi permetto di ringraziare il personale medico che ha dimostrato grande disponibilità, la camera iperbarica che rappresenta veramente un'eccellenza nell'intero meridione d'Italia e che va preservata. Abbiamo solo sulla carta purtroppo una casa della salute che non sapremo se la vedremo mai attiva, operativa, anche quella è una battaglia che va fatta assieme, è una battaglia che dovremo condividere. E poi abbiamo un punto di primo intervento, un punto di primo intervento che non è un pronto soccorso, ma comunque rappresentava e rappresenta l'unico presidio fondamentale di risposta sanitaria che oggi Palmi poteva offrire e può offrire. E per quello noi oggi ci stiamo muovendo, e questo è il senso della mobilitazione. Un punto di primo intervento che prima, fino ad oggi, era H24, riusciva a salvare delle vite, perché io ho vissuto delle vicende anche personali, ho ascoltato il personale medico, ripeto, non è un pronto soccorso, ma hanno dato risposte vitali in alcuni casi, e non possiamo permetterci il lusso di perderlo, non possiamo sopprimere questa risposta, questo presidio in virtù di una presunta carenza di prestazioni offerte o in virtù di una presunta razionalizzazione dei costi. Ma che ce ne frega a noi dei costi se poi dobbiamo morire? Sono altri i tagli che vanno fatti, non sulla sanità, non sulle nostre spalle, assolutamente. Un punto di primo intervento che dovrebbe chiudere, così è stato disposto con il provvedimento del 19 settembre, dalle ore 20 alle 8 di mattina. Non vi sentite male di notte, quindi, mi raccomando, entro le 20, non dopo le 20, assolutamente, si rischia di morire. Ed è impossibile, non è sostenibile, noi dobbiamo ribellarci. Questo è solo il primo passo, è veramente solo l'inizio di una battaglia che va allargata ovviamente all'iter di realizzazione del nuovo ospedale della Piana, che non è un ospedale che esclude gli altri, lo abbiamo detto e lo ribadiamo, deve conciliarsi con le altre strutture importanti, Polistra, Gioia Tauro, su tutte le altre che sono più efficienti, assolutamente. Abbiamo bisogno di nuova sanità. E su questo prometto il massimo impegno, vigileremo sull'iter. Ci hanno promesso che entro dicembre avremo la consegna del progetto definitivo ed esecutivo e l'avvio dei lavori. Staremo a vedere, questo è un primo segnale che stiamo lanciando da qui, dal punto di primo intervento. E allora qual è il senso di questa mobilitazione? Oggi noi fermamente chiediamo ai dirigenti politici e sanitari a Reggio Calabria e a Catanzaro che questo dispositivo venga immediatamente revocato in modo tale da avere il PP aperto 24 ore al giorno, subito. In alternativa e nelle more della revoca del provvedimento, perché già domani è 1 ottobre il provvedimento esecutivo efficace, quantomeno di avere un'ambulanza per iniziare il servizio della rete dell'emergenza e urgenza, un'ambulanza fissa di notte con un medico, un infermiere che possa aiutare la guardia medica, in modo tale da avere almeno nelle ore notturne una guardia medica con un medico e un infermiere, più un'ambulanza che serva solo il territorio di Palmi e dei territori contermini, perché voglio dire, almeno la risposta, se non sta male, una risposta domiciliare serve in assenza del punto di primo intervento, quindi guardia medica con un medico e un infermiere più ambulanza, medico e un altro infermiere, e ciò ripeto nelle more della riattivazione del punto di primo intervento. Questo noi chiediamo, lo abbiamo già fatto con delle note, dalla Lorenzin a Scura al Presidente Oliverio, dopo leggeremo anche il comunicato che abbiamo diramato questa mattina, lo leggerà testualmente l'assessore Maisano. Da Palmi oggi deve partire un solo messaggio: la gente di Palmi è pronta veramente a fare le barricate, sono sicuro che assieme ce la potremo fare e otterremo dei risultati. Dobbiamo iniziare ad alzare la voce, a fare la voce grossa. Devono capire i nostri dirigenti, quelli che ci governano, che dispongono della nostra salute, che o la gente di Palmi sarà ascoltata e presa in considerazione, oppure la gente di Palmi andrà nelle loro stanze e senza bussare chiederà conto dei nostri diritti e delle nostre ragioni. Grazie.
Adesso l'assessore Maisano vi leggerà il comunicato che abbiamo diramato, dopodiché se lo vorranno i colleghi sindaci spendere qualche parola, sia il sindaco di Polistena, Tripoli, il sindaco di Malibocca Oliverio, e mi auguro che anche Don Silvio voglia dare una parola di conforto quantomeno. Assessore Maisano. Comunicazione ufficiale alle istituzioni, agli enti, ai cittadini, alle associazioni e alla stampa del nostro sindaco Giuseppe Ranuccio. Quando abbiamo ricevuto la notizia dei tagli al servizio del soccorso di primo intervento nel nostro ospedale, con la riduzione dell'orario da 24h al tempo di 8:20, abbiamo ritenuto comportarci da istituzione, affrontando negli spazi istituzionali e con rappresentanti il problema, evidenziando quanto grave e inaccettabile fosse questa decisione. A fronte di qualsiasi motivazione possibile, abbiamo vigilato in queste ore, affrontando la questione in giunta, consiglio comunale, con i cittadini, le associazioni e altre istituzioni. Abbiamo chiesto alla stampa di riportare il nostro disappunto e la nostra totale avversione a una tale decisione. Avremmo voluto una buona notizia in questi giorni, con una decisione che ci rassicurava, di disposizioni che ripristinavano il servizio e quindi il diritto alla salute. Ci sembra che i palmesi ed anche i cittadini della Piana, che necessitano di servizi e hanno il diritto alla cura e alla salute, in questi anni siano stati fin troppo pazienti, fin troppo fiduciosi sui temi della sanità regionale e dei presidi territoriali e locali. Adesso è arrivato il momento vero di dire basta a questo modo di mettere a rischio la vita umana e i servizi che rendono una città ed una regione civile. Vogliamo un punto di primo intervento che sia veramente pronto, a disposizione 24 ore su 24, che sia attrezzato e che abbia il personale giusto per assistere ogni emergenza e ogni chiamata. Ci opporremo ad ogni tipo di proposta alternativa. Dimostreremo con i fatti come è possibile ovviare a qualsiasi incapacità e irresponsabilità, non in grado di comprendere che si tratta di un presidio fondamentale e indispensabile, con un servizio continuo all'altezza di un'utenza così ampia. Lo chiediamo insieme all'amministrazione, alla giunta, al consiglio comunale, alle istituzioni che ci sostengono, ai cittadini, alle associazioni che anche oggi hanno risposto e con noi dichiarano ad alta voce: ci avete costretti ad attendere per anni e anni l'ospedale che vogliamo a Palmi, senza più scuse. Non vogliamo assolutamente accettare di restare nemmeno un giorno senza assistenza continua per il pronto soccorso. Non vogliamo che ancora sulla nostra salute decidano altri. La salute è un diritto costituzionale. Assicurare la sanità ai territori spetta ad una politica capace e per bene. Vogliamo che questo si dimostri adesso, subito, accogliendo le nostre richieste. Il sindaco Ranuccio. Io sono qui stamattina per esprimere tutta la mia solidarietà da sindaco del comune di Polistena alla comunità di Palmi, la mia vicinanza all'amministrazione comunale di Palmi, perché questo è uno scippo che si sta consumando nei confronti del territorio, di tutto il territorio. E la mia presenza qui vuole anche segnare una cosa, e cioè che l'epoca del campanilismo è finita, perché vedete, sul campanilismo, sulle divisioni, sui contrasti c'è stata tanta gente, tanta politica, ma la politica che ci ha marciato. Allora noi sindaci, che siamo i rappresentanti, i primi rappresentanti delle comunità locali, abbiamo il dovere, senza colore politico, di difendere la gente, di difendere le popolazioni. Siamo qui dunque per esprimere tutto il nostro sostegno a questa battaglia, per questo taglio ennesimo che è stato consumato nei confronti della sanità. Tagliare un pezzo a Palmi, tagliare un pezzo a Gioia Tauro, tagliare un pezzo a Polistena significa privare un territorio di un servizio. Allora non è il nostro problema se si aprono gli ospedali, ben vengano se ci sono nuovi ospedali e nuovi servizi che si aprono per la popolazione. Il problema è quando si chiudono questi pochi servizi che noi abbiamo.
E allora io credo che oggi abbia fatto benissimo il sindaco Ranucci a convocarvi qui, perché questo deve essere un punto di partenza per Palmi, ma per tutto il territorio, perché questo territorio è un territorio che ha, dovrebbe avere almeno come posti ospedalieri 700 posti letto tra posti ospedalieri, lunga degenza e riabilitazione rispetto agli abitanti che ha. La Piana, 180.000 abitanti, si ricordava, è un territorio che rispetto agli standard nazionali, quelli previsti dalla legge, dovrebbe avere almeno 3 posti letto ospedalieri per abitante e uno per la riabilitazione e la lungodegenza. Se fate una piccola moltiplicazione vedete che siamo molto al di sotto di quelli che dovrebbero essere gli standard nazionali. E perché la Piana deve subire questa umiliazione? Perché i cittadini della Piana per curarsi devono andare al nord, devono spendere soldi oltre i ticket che ci sono e costano davvero molto, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione? Perché quando la nostra Costituzione prevede che il diritto alla salute è ancora un diritto di tutti, perché bisogna che ci sia gente che paghi del proprio salario, del proprio stipendio, e soprattutto anche i disoccupati oggi devono pagare la prestazione ambulatoriale o la prestazione sul farmaco. E allora tutto questo deve finire. Noi faremo a fine mese una grande mobilitazione a Polistena per difendere l'ospedale di Polistena, ma per riaffermare che il diritto alla salute è patrimonio di tutti e ce lo dobbiamo difendere, anche battendo i pugni sul tavolo, scendendo in piazza e rialzando la testa, perché oggi, come domani, come dopodomani, saremo chiamati a condurre una battaglia in nome di questo diritto che purtroppo in tutti questi anni, piano piano, ci stanno negando e stanno trasformando in uno stillicidio. Per avere un posto letto, magari in un ospedale che nemmeno si conosce, bisogna ogni volta bussare alla porta di qualcuno. Basta! La sanità non può essere governata da queste logiche. Il diritto alla salute è un diritto che appartiene a tutti e a noi poco interessa. Ha ragione il sindaco quando diceva che in nome dei bilanci, di far quadrare i conti, dell'austerità, stanno facendo una carneficina, stanno privando di una cosa elementare i cittadini, perché salvare vite umane è molto più importante che fare quadrare un bilancio. Questo dobbiamo dire. Quindi io mi auguro che oggi sia un momento nel segno dell'unità, della lotta, e vi aspetto anche voi cittadini palmesi, oltre ai sindaci, oltre le associazioni, oltre gli operatori che ringraziamo perché sappiamo i sacrifici che fanno, perché ci vorrebbe un piano delle assunzioni nella sanità, mancano medici, mancano persone, è inutile che si sposta un medico da una parte all'altra o si chiude un reparto a Gioia e si apre a Polistena perché manca il personale. Non è possibile andare avanti così, serve assumere, si dà lavoro ai giovani che non sono costretti ad andare via e si danno servizi ai cittadini, questo chiediamo. E allora fatele queste cose, perché da anni che le aspettiamo. La sanità in Calabria non può morire così, siamo al vostro fianco, saremo al vostro fianco, comunità di Palmi. E vi aspettiamo a questa grande mobilitazione che sarà il 27 ottobre, che sarà una mobilitazione di tutti per difendere il diritto alla salute. Grazie. Grazie. Grazie al sindaco di Palmi per l'invito, la mia solidarietà a te e a tutta la tua comunità. Guardate, dopo tanti anni di sindacatura che ho fatto a Melicucca, ne ho visti diversi di questi episodi che stanno accadendo stamattina a Palmi, e non vi nascondo che in me c'è una profonda delusione rispetto a come veniamo trattati. Di noi se ne fregano altamente. In questi anni la Piana ha pagato un grosso dazio a quella che viene definita la razionalizzazione della sanità. Per me è stata una razionalizzazione criminale quella che si è fatta nella Piana di Gioia Tauro in questi anni. Oggi siamo qua a Palmi
ma il problema non è di Palmi, il problema è di tutti i cittadini di Palmi, di Melicucà, di Seminara, di Polistera, di tutta la Piana, perché noi oggi, come dire, non abbiamo il diritto alla salute. Il diritto alla salute ormai non ci è stato di fatti tolto, e ognuno di noi che ha avuto dei problemi in questi anni con familiare, con tanto, lo sa benissimo. Io porto l'esempio che mi sta in questi giorni, diciamo, credendo, della dialisi. Voi sapete che i posti letto nella dialisi sono stati tagliati ampiamente. Beh, per una dialisi oggi i nostri cittadini della Piana sono costretti ad andare fuori provincia e addirittura fuori regione per essere curati, e questo non è possibile più ammetterlo. Allora noi dobbiamo iniziare da qua, da Palmi, a dire delle cose chiare una volta per tutte. Intanto oggi c'è la rappresentazione plastica, che quel campionalismo di cui siamo in questi anni stati accusati come sindaci è stato superato nei fatti. Oggi siamo qua, e se il sindaco di Polistena oggi è qua è anche per dimostrare questo stamattina, e noi una volta per tutte lo dobbiamo dire: non permetteremo più a nessuno di dividerci promettendoci delle chimere. E dobbiamo dire due cose chiare stamattina, secondo me. Uno, l'ospedale nuovo si farà a Palmi, e su questo non ci sono più discussioni, l'ospedale va fatto. E questa è una richiesta di tutti i sindaci della Piana, perché su questo non c'è più divisione. In Città degli Ulivi, dopo interverrà il presidente dell'associazione, questo ormai è un discorso chiaro, ratificato e deliberato. Ma quello che noi dobbiamo dire con altrettanta chiarezza oggi è che non permetteremo più tagli nella nostra sanità. Quello che abbiamo lo dobbiamo mantenere assolutamente, a iniziare dai posti in ospedale, alle guardie mediche. Noi in questi anni abbiamo subito anche la chiusura delle guardie mediche, e chi vi parla ha fatto un ricorso al TAR, ha vinto il ricorso al TAR contro il provvedimento di chiusura, e ad oggi, nonostante una delibera di ottemperanza per cui a cui è stata condannata l'ASPA, ancora non l'hanno aperta. Questi sono dei veri fuori legge, e oggi a tutti ce lo dobbiamo dire. E allora, sempre con più forza, oggi siamo a Palmi, ma come se fossimo nell'intera Piana. E allora io dico al sindaco di Polistera: facciamo in modo che quella manifestazione di fine ottobre non sia solo a difesa dell'ospedale di Polistera, ma che diventi un punto di convergenza per tutti i cittadini della Piana, per difendere la sanità nell'intera Piana di Gioia Tauro. Ma questo dobbiamo fare insieme e uniti, altrimenti, guardate, continueremo a soffrire. Grazie. Grazie Emanuele, buongiorno a tutti. Penso che dopo gli interventi di chi mi ha preceduto, dei miei colleghi, ci sia poco da raggiungere se non esternare ulteriormente rabbia e dissenso rispetto a quello che si sta verificando e a quello a cui stiamo assistendo. Non mi sorprende la presenza numerosa di tutti quanti voi, perché conosco la sensibilità di ognuno di voi, conosco tanti di voi, e non si poteva non rispondere all'appello che il sindaco Ranuccio ha lanciato. Non mi aspettavo, come effettivamente è stato, di trovare qualche politico, come dire, che quotidianamente regionale, che esce sui giornali, che passa da Palme, da Seminara, da Polistena per attingere a qualche voto e poi non si fa vedere. Allora la nostra presenza qua è e vuole significare un basta, una fine, un punto a questa situazione irreversibile alla quale stiamo assistendo. Per iniziare, l'avevamo già rivendicato in tanti tavoli in cui io, come presidente di Città degli Ulivi, ho presieduto di fronte al commissario Scura: bisogna mantenere e salvaguardare le strutture esistenti, e questo non solo va riferito all'ospedale di Polistena, verso il quale non sta per essere, come dire, incrementata alcuna attività, ma addirittura, come dire, viene penalizzato pure il punto di primo intervento dei panni. E questo, come dire, non erano gli accordi, questo era tutt'altra cosa rispetto a quello che noi ci siamo detti. Quindi rivendichiamo e ribadiamo, come dire, il mantenimento e il rafforzamento della struttura esistente, perché il diritto alla salute è un diritto costituzionale sancito per i cittadini, non può diventare un diritto di baratto, un diritto, come dire, di raccomandazione, o addirittura un diritto che si acquista solo con i soldi, perché questo succede, perché non tutti quelli che siamo qua e quelli che non siamo qua, soprattutto chi sta soffrendo in questo momento, chi ha i malati in casa, chi soffre con la malattia, ha la possibilità di affrontare la stessa malattia. Perché ho detto sempre, lo ripeto in maniera spiacevole, nella nostra terra, quando nelle nostre famiglie veniamo colpite dalla malattia, veniamo colpite da un doppio dramma: quello della salute, del sentimento, ma anche quello dell'impossibilità di poterla fronteggiare. Non tutti si possono mettere sull'aereo per andare a Milano, per andare a Roma, non tutti hanno la possibilità economica, ma la dignità di ognuno di noi non ha costo, non c'è prezzo per poter acquistare o salvaguardare un diritto.
E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, e questo è un monito che voglio lanciare alla politica regionale, ai nostri rappresentanti nazionali, sia di destra che di sinistra, e invito gli organi di stampa a prendere atto di quello che dico, è che assolutamente va rilanciata la questione del nuovo ospedale. Non possiamo permettere altri ticket di rinvio, assolutamente a noi di quello che fa la tecnica non ce ne interessa nulla. Ci sono aziende, ci sono gente che vive quotidianamente come un bar e glielo chiudono per interdittiva antimafia, e qua parliamo di una società che ha passato le pupere e ancora gli mantengono la parte. Allora qua siamo venditista a convenienza, e poi quando ci sono interessi grossi da salvaguardare, che comunque sia sono sempre al di sotto del diritto alla salute, vengono tutelati. Allora io vorrei che la nostra presenza qua, la nostra volontà, il nostro pensiero arrivasse nelle stanze della politica regionale, e che quando si vada a Roma non si vada solo ed esclusivamente per contrattare la nomina a commissario della sanità, ma si vada a tutelare gli interessi dei cittadini della piana di Gioia Tauro. Mi chiedo scusa per l'enfasi, ma non era nemmeno preparato l'intervento, però purtroppo rispetto alle argomentazioni vive, serie, voglio dire, non si può fare a meno di non evidenziare quelle che sono le criticità di una terra già martoriata sotto altri aspetti. Cioè è impensabile che viviamo commissariati, cioè noi calabresi allora siamo un popolo di incapaci, perché per questo ci fanno passare, e siamo incapaci nel momento in cui accettiamo, come dire, le limitazioni dei nostri poteri elettorali, perché ormai andiamo a votare gente che viene inserita in un calderone, in un secchio la votiamo, e siamo limitati quando non riusciamo a Roma, nelle deputazioni, nelle rappresentanze istituzionali e parlamentari, a rivendicare quello che la nostra terra ha bisogno. Io mi auguro che questo sia un passaggio ulteriore rispetto ad una fase di cambiamento che il territorio richiede e di cui il territorio necessita. Allora noi siamo tutti a fianco del sindaco Ranuccio, del sindaco Tripodi, di tutti quanti voi, e sono convinto che partirà da Palmi, da questa mattina, come dicevamo prima, una nuova battaglia, perché non è vero che i sindaci sono assenti, come qualche giornalista in maniera strumentale ha cercato di scrivere. Non è vero che Città degli Olivi è assente, e non è vero che Città degli Olivi non si occupa dei diritti della gente, perché sotto la mia direzione in 3 anni abbiamo fatto battaglie molto forti. E se siamo riusciti a cambiare le previsioni del decreto 19 rispetto al dimensionamento dell'ospedale di Polistena, e anche grazie agli incontri e agli interventi che noi abbiamo fatto. Purtroppo noi viviamo di impegni, viviamo di problemi, non che poi non ne abbiamo, ma a volte non abbiamo il tempo di telefonare al giornalista di turno e dire: senti, vedi che stiamo facendo questo. Non viviamo di vanagloria, non viviamo di rispecchio, almeno Giovanni Piccolo, il sindaco del seminario, non vive solo di questo. Allora voglio ribadire fortemente non solo l'impegno mio e dei miei colleghi, ma il coinvolgimento che andremo a fare la sensibilizzazione affinché vi sia una reale impartenza, cambio di tendenza e inversione di rotta, perché di questo abbiamo bisogno. Io non so quando si realizzerà l'ospedale, so che l'ospedale si deve realizzare, e nessuno, ripeto, nessuno, soprattutto tra noi sindaci, è titolato a esprimere pareri se l'ospedale si fa, se non si fa, o se si fa a Palmi, se si fa altro. L'ospedale si fa a Palmi, basta, è già stato sancito. Allora, prima di andare ad attaccarci agli specchi, ai campanilismi che sono ricoperti di specchi e che non portano altrove, cerchiamo di essere più responsabili politicamente parlando e di far partire questo treno, questo carrozzone che è fermo e che si risveglia paradossalmente quando c'è da votare. State tranquilli che se ne tornerà a parlare. Allora qua siamo forse, come dire, persone, i sindaci, insomma, forse meno considerati, no? Oggi ancora non si vota, ma vedete che fra un paio di mesi arriveranno qua a Palmi, come dire, i grandi salari della politica, allora prometteranno di nuovo. Io vi chiedo, può darsi che non ci sarò, non sarò nemmeno su, ma vi chiedo di ricordare questi momenti, di ricordare che nei momenti di lotta e di efficienza siamo stati in pochi a credere e a tutelare un diritto sacrosanto. Grazie. Mi invitano a parlare, io penso che la mia presenza ha un solo significato, l'espressione di tutti i bisogni della povera gente. Guardate che sono state dette delle cose terribili. Combattiamo la violenza di coloro che ammazzano,
e bisogna farlo perché la vita umana è sacra con qualunque tipo di prepotenza. Il mio sindaco ha detto che negli ospedali si muore, terribile questo, cioè la vita umana non va rispettata e nel nome non capisco di che. Il diritto, il manifesto che ha fatto il sindaco, bellissimo, io l'ho condiviso dal primo momento, e la salute è un diritto inalienabile costituzionale, per cui chi non rispetta il diritto alla salute, per cui tutti noi cittadini, anche i più poveri, pagano le tasse le pagano tutte, e però non, a questo pagamento di tasse non corrispondono quei servizi necessari per garantire il diritto inalienabile della persona, salute e vita. Bene, io penso che in questo momento, io sono venuto solo per essere presente, perché credo che sia molto importante non lavarci le mani e dire ci siamo, e ci siamo tutti quanti. Penso, consentitemi di dirvi, dopo tante manifestazioni che sono state fatte, ascoltando i sindaci, le ringrazio, che sia un momento nuovo, che sia un momento fondamentale, cioè, grazie caro sindaco, perché vedo presente qui i consiglieri pure di minoranza, sì. Che bello, questa è la città di Palmi, questa è la città, forse in più ho visto. Tutti quanti hanno aderito, perché di fronte a quelli che sono i servizi verso l'uomo. Allora io credo che il problema fondamentale è questo, mettere al centro, è stato detto non da me ma da altri che sono molto più esperti di me in materia amministrativa politica, mettere al centro degli interessi politici la persona umana, soprattutto la più fragile e la più debole, e le persone più deboli sono quelli che sono privi di salute, sono quelli privi che sono privi dei mezzi per potersi curare, andare a Milano, a Roma, a Torino, eccetera eccetera. Allora io mi domando, questa nostra politica, lo domando a voi sindaci, perché io credo che veramente sia un momento storico il fatto che sia l'istituzione che ha preso coscienza qua, no? Cioè non è che siamo cittadini qualunque, no, siamo tutti quanti che abbiamo fiducia nelle istituzioni, perché sennò sarebbe anarchia e sarebbe una frustrazione. Grazie per questo momento in cui vede partecipare anche grosse forze di volontariato che agiscono con eroismo. Pensate ai malati terminali, pensate all'AISM, pensate ad Abrosalus, a Palmi queste esigenze ci sono, e ci sono, sono forti e sono grosse. Allora io dico, poi alla fine di questo è un interrogativo che io pongo, perché abbiamo fatto una serie di improperi. La prima cosa era che mi veniva da un'espressione, mentre noi discutiamo la gente continua a morire. Avete capito? La gente, mentre noi siamo qua, ci sono nelle case abbandonate. Qua bisogna prendere provvedimenti immediati. È inutile che mi vengano a dire che hanno risolto i problemi perché hanno sanato il bilancio nascondendo o non pagando i dipendenti. Ma che discorsi sono? Cioè, al centro dell'economia c'è la persona, no? Qua i frutti si vedono. Ma l'altra domanda che mi faccio, e lo faccio a voi sindaci, ma chi sono gli interrogatori? Qua abbiamo sbraitato, abbiamo sgridato, abbiamo la politica, ma la politica è la cosa più nobile che esiste. Ma chi sono questi responsabili? Non ho capito io ancora. Ancora non ho capito chi sono i nostri interlocutori. Allora, signori sindaci, per cortesia, andate a dire a questi signori che il sindaco di Polistere è preoccupato perché stanno chiudendo. Come? Agiamo. E agiamo, noi agiamo legalmente con loro, perché secondo me è veramente un momento storico. Dovete dire che cambino politica, se no sapete che vi dico. Siamo responsabili tutti. Quando dovete andare a votare, non votate per quelli che dicono palle, va bene? Io sono una persona molto concreta. E non si convince delle chiacchiere. Voi ricordate tutti, decenni fa, eravamo qui, c'eravate sì o no, decenni fa? Eh?
scendevate decenni fa, e queste chiacchiere le abbiamo sentite decenni fa, e adesso con quella stessa faccia vengono a dirci le stesse cose. È falso, perché si sono giocati l'ospedale di Palmi, perché hanno ricevuto l'osso, e allora hanno tutti quanti rinnegato, tradito Palmi, perché Palmi poteva avere già l'ospedale, perché a me allora l'ha detto il presidente della regione, ragazzi, io lo ero amico, ho detto al ragazzo, lo ero, ma perché l'ospedale di Palmi non si fa? Lui mi ha detto, ci sono i soldi, io l'ho messo da parte perché nessuno li possa toccare, lì ci sono i soldi per l'ospedale di Palmi e l'ospedale della Siberiade, due ospedali a cui ci tengo. Perché non si è fatto l'ospedale di Palmi? Perché purtroppo c'è gente che parla, viene a parlare, ma dietro non fa nulla. Allora io vi dico stamattina, l'ho detto già al sindaco, nella mia parrocchia abbiamo fatto un comitato dei cittadini che amano Palmi, che vogliono il bene di Palmi, siamo 10, ma coloro che si vogliono unire vengano con noi, siamo pronti a legarci davanti all'ospedale, a fare lo sciopero della fame, a fare tutto quello che è necessario perché si muova a costruire l'ospedale di Palmi. Allora io vi invito a coloro che non fanno chiacchiere, non seguiteli, sono solo chiacchieroni. Se volete veramente, se amate Palmi, unitevi a noi e noi faremo delle cose che tutto il mondo parlerà, perché Palmi ha diritto, i soldi ci sono e l'ospedale è sacrosanto per la nostra città e per tutta la piana di Gioia Tauro. Allora coloro che vogliono veramente partecipare a questo comitato, che nella mia parrocchia siamo già in 10, sono persone che amano Palmi, che vogliono il bene di Palmi, che siano pronte a tutto perché Palmi abbia il suo ospedale, perché ne ha il diritto, e quindi abbiamo tutti quanti gridare perché questo ospedale sorga e sorga il più presto. Io ho parlato al sindaco di questo, non avevo detto che sarebbe sotto questo comitato a sostegno della costruzione dell'ospedale di Palmi, è già partito, quindi vi invito ai cittadini, non a quelli che fanno chiacchiere, a quelli che vogliono fare fatti, di unirsi a noi, perché noi lo dobbiamo ottenere in tutti i modi, lo dobbiamo ottenere l'ospedale a Palmi perché è una necessità per tutta la comunità della Piana. Grazie. Grazie davvero a tutti quelli che sono intervenuti, grazie a voi, associazioni, cittadini, autorità, è stata veramente una bella giornata, emozionante ma soprattutto significativa. Io credo che da Palmi oggi parta un messaggio da Palmi materialmente ma dall'intera piana, come è stato ribadito, il diritto alla salute non si tocca e noi non consentiremo a nessuno di violarlo. Vigileremo sulle nostre richieste, quindi sulla riattivazione del punto di primo intervento 24 ore al giorno. In alternativa, per un breve periodo, l'attivazione dell'ambulanza con un medico e un infermiere, in aggiunta alla guardia medica. E vigileremo soprattutto sulle prossime scadenze, quelle di novembre e dicembre, che segnano la data che il programma prevede per l'inizio, spero non solo fantomatico, dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale della Piana in Palmi. Vigileremo. Grazie veramente per la partecipazione. Concludo con un assist che mi ha lanciato Don Silvio. È finito il tempo delle palle di raccontare chiacchiere, è il momento che la città con l'amministrazione in primis queste palle le tiri fuori e si faccia valere. Grazie.